Ciao a tutti ragazzi, sono SaberDix, in questo video sono qui tornato a giocare a Void Ellsword. E come avevo promesso, ho portato un altro personaggio. Per chi non lo sapesse, per chi non avesse visto i precedenti video, perché sto utilizzando Ellsword e non il solito Ayne? Per il semplice fatto che ho detto che qualche volta avrei fatto le quest della modalità storia. Quindi ho creato il personaggio, l'ho fatto salire a livello 13, ho fatto solo le prime quest iniziali, quindi queste 3, perché ero costretto. L'ho, diciamo, personalizzato un pochettino, prendendo un po' delle minchiate che avevo su Ayne. E adesso siamo pronti qui per fare le quest della modalità storia. Fare solo queste quest. Con questo personaggio faremo solo le quest della modalità story. Quindi, vai, queste modalità story, queste story si chiamano. E basta, non c'è nessuna modalità. Cosa mi chiede questa quest, adesso che l'abbiamo accettata? Fai 5 dungeon di livello tuo. Ok, va bene, faremo 5 dungeon del nostro livello. Quindi vai di Epic. No, quindi 5 dungeon del nostro livello 13, vabbè, dai, facciamo Shadow Forest. Ma non per l'Epic, lo sto facendo per la storia. Se poi finiamo anche la quest Epic, non è colpa mia. Io lo sto facendo per la storia. E wow, guidare, come si può dire? Usare Ellsword mi viene troppo di nuovo complicato. Perché Ellsword non è. Che cacchio è sta skill? Oh mio Dio, non me la ricordavo proprio. Ellsword mi viene molto complicato da personaggio, come. Cioè, non mi è mai stato simpatico. Anche se all'inizio il primo personaggio che volevo prendere era Ellsword, ma poi ho visto i capelli rossi. E poi ho visto Raven. I capelli rossi non mi piacciono, onestamente. E Raven è Raven, ragazzi. Potete dire quel che volete. Non ho preso Raven appunto per essere un po' più originale, visto che Raven l'ho utilizzato per una serie intera. Cioè, Raven è il personaggio che più esiste nella mia vita. Quindi mi sono limitato a prendermi Ellsword. Wow, niente altri personaggi. È stato più difficile perché onestamente non volevo veramente prendere altri personaggi. Ho preso Ellsword e wow. Wow, va bene, basta. Basta che ci giochiamo adesso. Quindi 5 dungeon di livello adeguato. Qua c'è scritto Resolution 1. E va bene. Visto questa modalità. Questa modalità, questa è questo. Perché dico modalità? Oddio, comunque volevo dire questa è questa storia. Non l'ho mai fatta. L'ho fatta solo una quando stavo a Besma con un vecchio con Ayne, mi pare. No, con Raven Blade Master. E non le ho mai fatte, quindi non ci ho mai avuto tutta sta voglia di farle. E quindi adesso mi viene pure strano. Però intanto ci mettiamo i bottiglioni della mana. I bottiglini della mana, perché sì. Però ci vuole 60 secondi per caricare. Quindi le utilizzeremo nel prossimo video. Mentre ci abbiamo anche una carta. Quindi, ora che abbiamo anche la banca comune che ho acquistato con un personaggio con Ayne. Naturalmente a gratis, perché sul Void si può fare a gratis, mentre sull'Ita ce l'ho perché feci la quest anni fa. Possiamo appunto scambiare la roba che abbiamo da Ayne, quindi tutta quella roba inutile, soprattutto dei beni di consumo, da quando non avevamo, adesso ne abbiamo un casino. Quelle carte inutili dei beni di consumo li mettiamo qua, visto che queste sono di livello basso. Come salirò di livello? Quando ne sarà necessario, salirò di livello nel modo più comune, quindi combattendo, facendo anche dungeon di quest. Epic, se non mi chiede appunto un determinato livello per fare queste quest, io le farò senza quel determinato livello. Quindi, aspetta, prima di tutto faccio questa skill che tipo impazzisce quando fa sta skill. In pratica, se questa quest richiede quindi di livello adeguato, e posso farla a qualsiasi livello, se c'è una quest story che mi si fa per forza a livello 100, a 99, perdonatemi, dovremo arrivare a livello 99 appunto a farla. Oddio, posso già scegliere la classe. Vorrei chiedere a voi che classe scegliere, ma lo faccio di mia spontanea volontà per una volta, perdonatemi. Magic. Questo qua, allora, vorrei provare cavaliere. Ma quello Magic è figo pure. Io qual è che non ho mai usato? Boh, facciamo questo. Facciamo questo cavaliere qui, tanto è a gratis. E facciamo bui. E lo abbiamo acquistato. E siamo classati. Però non è che mi piaccia molto questo il vestito, questo outfit. Però noi andiamo a comprare qualcosa di speciale perché dobbiamo appunto mettere le skill e non si può fare ancora. Beh, ragazzi, stiamo già salendo, abbiamo già finito tutto. Bene, questo video è tutto, no? Ah no? Ok, va bene. Va bene così. Okay, abbiamo buiato, no, non abbiamo buato niente ancora. Ecco, ora sì. Move to inventory. Yes. Ora possiamo anche mettere nuove skill, tra cui questa. No, non l'ho messa ancora. Bene. Quando è che la posso utilizzare sta roba? Ah, ok, adesso. Perché non me l'hai fatto mettere? Quindi questa la dobbiamo acquistare quando arriveremo al livello necessario. Questa è la skill dell'amore e non possiamo adesso acquistarla. Questa non ho capito se è una passiva. Sì, è una passiva. Continuiamo la nostra
Story, quindi un altro dungeon di livello adeguato. E quindi dice, ormai ci facciamo tutta come si chiama, come dei banditi, ci facciamo tutta Elder. Sì, lo so, sto parlando assai, ma sono abbastanza noioso oggi. Proviamo questa classe, che l'ho usata sicuramente pochissimo, non me la sto ricordando nemmeno. Ho utilizzato eccola qua. Aspetta che devo salire sopra, che c'è la trasformazione. Questo non è come Ain, che posso trasformarmi come quando voglio. Mannaggia, ecco qua. Benissimo. Adesso uccidiamo i pipistrelli. Stiamo salendo di livello 17, cioè, con quale facilità. Mi piacciono molto queste tre skill nuove che ho messo, che richiedono poca mana e si caricano subito. Aspetta che ho questo calcio inutile. In pratica si caricano subito, quindi posso utilizzarle sempre. Però vorrei utilizzare la C, che anzi no, adesso la D. Dove l'hai fatta? Sei un bastardo, eh. Aspetta, ora faccio il calcio, eccolo là. Che bello, il calcio alle spalle, proprio. Come i veri infami. Dai, calcio adesso davanti. Buoh, morti con un calcio. C'è un altro bottiglione rosso. Se nei precedenti video avevamo trovato due bottiglie consecutivamente, qua troviamo sempre bottiglie rosse e basta. Che cosa figa questo gioco. Ora con un calcio, guarda. Boom. Una rotolata. No, che cosa fa? Sento che è proprio strano Elsword, è un personaggio stranissimo. Naturalmente dovrei, cioè, se prendevo quello là con le spade che girava sempre, vincevo sicuro. Ma io lo sto facendo anche per provare appunto classaggi che non ho mai utilizzato. Se avessi voluto comunque provare veramente classaggi, quindi mi smentisco adesso, dopo neanche un secondo. Se avessi voluto veramente provare classaggi che non ho mai utilizzato, tanto vale che prendevo una Rose. Però Rose, siccome mi sta sulle palle proprio, se mai con Rose faremo qualche altra quest, vediamo se ci sono qualche altre quest da fare. Tipo fare una serie solo quest secondarie con Rose. Dai che l'ho fatto esplodere come un vulcano. Dai che muore questo come niente. Sì, però che palle. Guarda, colpisce con la spada, spinge con la spada. Una capriola, wow. Una capovolta. Calcio alle spalle, non l'ho fatto niente. Madonna, ma che schifo. Ci metto un casino a fare questi dungeon perché sono troppo lenti. Sono troppo lenti. Non è possibile. Non è possibile, dai, quanto ci vuole. Sapevo comunque potevo utilizzare le bottiglie quelle speciali. Vabbè, dai, lo utilizzeremo nel prossimo video eventualmente. C'è un Poru, che carino. Posso prenderlo? Sì, subito lo chiameremo Poru. Ti piace come nome? A me piace. Cosa ci abbiamo adesso? No, ci abbiamo un altro dungeon di livello adeguato, o sbaglio? Sì, ci abbiamo un altro dungeon. No, Cos? Non me l'ha contato? Clear dungeon in your level range 5 times. 5 volte. Qui devo fare 5 dungeon di livello adeguato, no? E perché non me l'ha contato? Cosa devo raccogliere io? Perché non me l'ha contato? Scusami, non era di livello adeguato. No, perché sono livello 20. Grazie al cavolo, dai. Ma veramente. Ma vedi che strano. Quindi dobbiamo andare a Besma. Pian piano stiamo arrivando a Sander. Stiamo arrivando. No, quindi ho fatto un dungeon inutilmente. No, dai. Quindi adesso siamo di livello. Siamo di livello, se si leva davanti. Livello 21. Livello 21. Facciamo questo. Ma vedi un po' tu. Ma scusa, ma che succede? Se io salgo di livello durante il dungeon, che devo fare? Com'è possibile? Come funziona in questo caso? Aspetta, ho utilizzato sta skill. Poru Poru, devi fare qualcosa però. Special Poru Poru, oh mio Dio. È speciale quel Poru Poru. Ora si combatte solo con la Z, perché sì, c'ho gli attacchi speciali solo con la Z. Wow, siamo arrivati fino a questo punto. Con quale fierezza? Aspetta che qua succede un macello, succede. Che esplosioni, esplosioni. Esplosioni su esplosioni. Wow, calcio. Vai. E mi trasformo anche, con quale fierezza ancora. Sempre stessa cosa dico, ma no, ma perché guardate i miei video dove dico sempre le stesse cose, ma come fate? Ah, io avevo visto l'indicazione di là, scusa, perché questa volta mi è andata a destra. Ma è uscita a sinistra l'indicazione. Like se uscita a sinistra, ragazzi. No, vabbè, uccidiamo qua. Ma vedi, io mo sono livello 21. Ora sono livello 22. E cos'è? Non è più di livello adeguato sto dungeon. Aspetta, mi sono anche trasformato, ma che... Cioè, non è più di livello adeguato sto dungeon. Non è possibile. No. Ma aspetta, io provo. Perché se così, allora non sarà impossibile finire questa quest. Non è giusto. Non è giusto proprio nei confronti miei. Perché è impossibile? È più facile finire una quest di Sander. Ma sicuramente qua deve essere forse a livello alto. Io ho voluto incominciare con un altro personaggio. Però sicuramente bisogna essere a livelli alti.
Perché appunto non devi salire di livello. Però vuoi vedere che veramente non me la conta. Dai, se non me la conta mi incacchio, dai. Questo re armadillo quanto mi sta dando fastidio. Di! Oh, che bello! Ah, Madonna, sta tosse è brutta. Mi stai distruggendo. Mi stai distruggendo. Ma non è giusto, non è giusto. No, babbo, no, che cosa fa? Ma cosa fai? Ma cosa fai? Mi uccidi? Mi uccidi? Mi uccide lei, mi ha ucciso. L'ho ucciso io. Ma cosa sto dicendo? Ma non so più che dire. Non so più che dire. Basta, io metto pausa, continuo la prossima volta il video. Non, lo già sto facendo più oggi, proprio, è una giornata. È stancante. C'ho pure fame. C'ho pure fame. Quando c'ho fame io mi disconcentro, non capisco più niente. Non capisco più, eppure sono magro magro, però mangio l'ira di Dio. Proprio peggio degli americatti mangio. Ho fatto la battuta, avete capito? Comunque dai, uccidiamo questo. Finiamola subito questo squallore incredibile con un calcio. E ora facciamo pure una capovolta. Capovolta? Bellissima! No, vabbè, ma ci posso mettere assai per battere sti boss. Mi mancavano, ci mettevo veramente assai. Perché non ce la faccio. Cioè, è più difficile battere queste che uno di Sander, di Lanox, di Elison, di Eleanor, come si chiama quel nuovo mondo che hanno aggiunto, che io non ci arriverò mai. No, dai, ma veramente. Cioè, mi pare impossibile. Uè, ce l'abbiamo fatta. Ce l'ho fatta, dai, io sono egocentrico come al solito. No, perché? 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 Perché mi sei salito di livello? Vuoi dire che non me l'ha fatta la questo? Vuoi dire? Se non me l'ha fatta qui, mi incazzo. Ah no, due, me l'ha contata, me l'ha contata. Male idea, aia, mi sono fatto male. Oh, siamo a livello 30. Cioè, dobbiamo andare ad Altera. Andiamo ad Altera, andiamo ad Altera. Cioè, com'è possibile? No, dai. Però prima di partire col dungeon di Altera, cioè abbiamo nuove skill. Perché non mi si è attivato qua? Non è possibile avere le skill? Cosa succede? Ah, devo averne un altro. Oh, ok, allora, bui. Si va a buiare. Exit, bravo. No, non me l'ha dato, scusa. Oh, bello. Dammi le skill. Dove hai messo? Nell'inventario, forse? Speciali? No, no. Non l'ha messo proprio in nessuna parte. Allora, ribuiamolo. Ok, ora me l'ha acquistato. Infatti, mi arriva strano che non me l'avesse preso. Allora, eccolo qua. Adesso dobbiamo andare a mettere le nuove skill. Mi serve questa, questa. Ah, qua devo acquistarne un altro. È la miseria, quante ne devo acquistare? Aspetta, com'è? Com'è che ha detto? Non posso acquistarlo perché? Mamma mia, maledetto che sì. Can only be used. Ah, solo quando si è trasciso. Infatti, abbiamo già abbastanza skill. Quindi dobbiamo lì. Questa cos'è? Impact. Allora, togliamo sempre questa rotolata e ci mettiamo questa. Questa cos'è invece? Un'altra skill attiva che bisognerebbe comprare con i libri così. Però adesso le lasciamo stare, le prenderemo in futuro, semmai dopo. E adesso andiamo a fare i dungeon di Altra. Siamo di livello 30, quindi noi dobbiamo fare 32, 34. No, facciamo partendo da 31, 33. Sperando di non salire di 300.000 livelli. Quindi andiamo contro Riven. Che cosa figa, guarda quanto è bello Riven. Madonna mia, quanto mi fa godere tantissimo. Allora, la R è una bellissima skill. Però adesso, prima vorrei combattere un po' così. Vabbè, dai, andiamo con la DR. Qu quanto è bella sta skill, però 300 di mana, se non ricordo male, consuma. Quindi non posso neanche utilizzarla sempre. Mentre la S. Ah, ecco, bella la S. La S è molto utile nei PvP, forse. Assetta. Boom! E mi trasformo anche. Sì, però ho fatto tutta un'animazione che non si vedeva. Devo uccidere questo qui. Bella quando comincio a fare questa sottospecie di trottola. Aspetta, Opla. No, non ci riesco più. Non ci riesco più a farla. Sperando di finirla almeno questa in questo video. Cioè, io avevo detto. Non riesco a finirla, cioè, infatti veramente mi sa che non ce la faccio a finirla. Allora, aspetta, DC. È vero che questa skill è forte proprio. Comunque, quando saremo trascesi avremo tantissime skill nuove. Che bello anche questo. Edisiva di calcio, bravissimo, bravissimo anche tu. Va di calcio, boom. Ma è proprio forte, dai, è proprio forte. Ed eccoci qua a distruggere questi stimonelli. No, potevo fare un'altra skill, mannaggia. Ah sì, ora uso la C, dai. Guarda, si carica proprio. Poi col testone. Quanto è strano. Cioè, c'ho un mal di gola. Ma da quanti video c'ho sto mal di gola e raffreddore, ragazzi? Quando è che mi curo? Mai. Cioè, diciamo, mai mi curerò. Vai di S. Oh, che figo. Ah. Uccidiamo queste Burlos Machine Gun. Che sono appunto fastidiosissime.
Sì, ma non sono riuscito a prenderlo. Però c'è ancora la diorama. Quanto è bella la diorama. Poi i monster accessori, come ho detto, l'ho spostati da Eina qui. Quindi c'ho anche le ali, quelle là, fighe. Non so se... No, adesso non le sto indossando perché c'ho lo zainetto. Perché ho messo lo zainetto? Comunque c'ho le ali fighe. No, peccato, potevo mettere il personaggio magico, là, il cavaliere magico. Quello là è carino, però siccome l'ho già utilizzato... Che cacchio faccio la domanda che poi lo dico già, cioè, boh, ok, uccidiamoli, uccidiamoli, veloce, veloce, mamma mia, quanto ci vuole, boom, morto anche questo, ma andiamo a cambiarci gli accessori mettendo, scusa, ma le ali non, ah no, queste sono le ali da testa, e queste sono, c'è la diorama sotto e qui non posso mettere, niente, devo prendermi un'ala, appunto che vada come, devo vedere se sul lane ce l'ho, delle ali che vadano come... Come posso dire? Ecco, sì, ci siamo capiti. Che vadano sopra. Sì, cioè, dovevo avere la mezzala, quella là. Da Calluso. No, non è la Calluso, dico così, da Callaino. Vabbè, tutti quelli, insomma, tutti uguali sono. Infatti, per battere questi boss ci voglia veramente tanto tempo. A stare qua a sbonnare di tasti. Proprio con questi personaggi. Sia con Raven, che pure con Ayn, comunque. Ho trovato difficoltà in questo. Ma vedi, sei sempre là a spammare, sempre gli stessi colpi, fino a quando non lo prendi. Oh, bello! Madonna, quanto mi piace questa combo. Aspetta che la rifaccio. Dai, non l'ho fatta, senti, vai a quel paese e non la faccio più. Eccola, l'ho fatta. È bellissima, sempre zitta devo premere. Ecco perché è facile pure. No, ma Elsword è carino come personaggio. Se non fosse che è un personaggio di merda, è carino. No, no, la D, dove l'ho fatta? La devo fare sotto. Io qua facciamo la S. E beh, cioè, queste skill comunque sono proprio boom. Che danno proprio quel senso di boom, guarda. E questo è bello, guarda. Boom, boom. Io l'ho visto usare nei PvP contro di me questa skill. È stata bruttissima. Ora si va di tacchi di X, perché dobbiamo appunto caricare la X. Eccolo, l'ho caricato. Ora la Z, quindi. Perché la X fa attacchi lenti comunque rispetto agli altri. RR. E mo' per caricare di nuovo la mana con la R. Ce ne vuole. Ah sì, no, 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 là stanno le cose, come si chiamano? Le bottiglie, ecco, grazie. Ora c'avevo la mano a 300. La volevo utilizzare contro il boss, là, contro Raven. Poverino, Raven, dobbiamo ucciderlo, mi dispiace. Però volevo utilizzare la skill a 300. Quindi fino ad allora dobbiamo stare con la mana così a caricare. No, però avete visto il titolo che ho in testa? HP. Cioè, cosa? HP Up. Bellissimo. Dai, che muori, dai, quanto ci vuole. Ma perché mi devi far consumare la mana? Perché? Dico io. No, è rimasto qualcuno qua dietro. No, ma queste machine gun quanto mi danno fastidio. Non è possibile. Muori. Vado di... No, vado di X adesso. Ecco, infatti sono tutto rosso. Dovrei andare di X. Ma una sparata pure. Eh sì. Ma cade, ma perché? Ma perché cade? Perché? Cacchio, questo poro che non mi aiuta. Dai, andiamo a bombardare Raven. Però prima di R, vai. Buah! Eccolo qua. E ora si va a spammare la X. Fino a quando non appunto non facevo. Oh, il calcio l'ho fatto, l'ho respinto. Ok, ora si va di Z. Ma perché? Che palle. Che palle distruggi. Guarda, non le ho tolto niente di barra. Ma perché? Non l'ho fatto niente. Mamma mia, non è possibile. Non gli sto facendo niente. Stai qua a spammare così come se nulla fosse. Q, vai. No, ehi, mi ha fatto... Come si chiamava? Cannone speciale, ah, come si chiamava? Non mi ricordo più quella skill, l'hanno tolto ormai da Raven. Perché? Perché l'hanno tolta Raven? Perché fanno questi revamp? Ah, revamp! L'altra volta, tipo 7 video fa, non mi stava venendo la parola, revamp. O revival, no, revamp. Dei personaggi, è vero, revamp. E mo' mi è venuta, lo dirò sempre. Comunque qua devi utilizzare la X e queste esplosioni che spammate così fanno malissimo all'orecchio. Dai che è morto Raven, sì, poverino, poverino. Siamo saliti di livello 31, quindi mi sa che di nuovo questo dungeon dovremo fare appunto per rimanere nel livello attuale. Ah no, no, siamo saliti a livello 34, com'è possibile? Com'è stato possibile tutto ciò? Come siamo saliti di livello? Oh mio Dio. Allora, no, togliamoci queste bottiglie e ci mettiamo... Allora, queste danno la mana, quindi questa la metto qua. Cominciamo a mettere gli accessori, mettiamo queste carte. Una carta, e poi questa che mi dà l'HP, 15%. Però non è possibile. Dai, come fai a salire di livello così? Allora, quick clear. Vabbè, questa non è una quest. Comunque, l'ha contata la quest story. Sì, 3 su 5. Adesso un altro dungeon di livello adeguato, che sarà 30 questo e 30 qua. Quindi questo
No, 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 hai capito male. Hai capito male, ci facciamo. Possiamo farcelo? No, non mi dica che devo fare Altera Plains. Ti prego. No, ti prego, dai. Facciamo Altera Plains per essere almeno più sul sicuro. No, dai, madonna, che io l'odio sto dungeon. Ecco, già quando incomincio mi fa incacchiare. Non è possibile questo dungeon malefico. Poi consumo tutte le skill qua. Maledetti a loro. Ma no, ragazzi, io posso spacchettare, mi sa, perché io ho un baule. Livello 35. Ah, non sono ancora di livello. Cacchio! Dove sei di livello 35? Posso aprire un baule con nuovo equipment. E sicuramente forse saranno molto. No, sicuramente forse non si può dire. Comunque dovrebbero essere molto meglio. No, vedi un po' tu. Tanto la crescita potere non mi serve a nulla a me. Cioè, qua lo cattivo. E poi si scarica. Perché? Perché? No, è questo. Madonna. Stai qui adesso. Che bello. No, ma pure bloccato, dai. Non è possibile. È capitato più volte che l'ho battuto. E poi si ricaricava la vita proprio per andare al finale. Non si fa così, non si fa. Dai, non è possibile. Oh, l'abbiamo ammazzato. L'abbiamo ammazzato? Cos? E mi ricordo che andava alla fine. Arrivava, si ricaricava la vita e appariva alla fine. Vabbè, meglio, meglio, dai. Così non dovremmo vederlo alla fine teoricamente, perché non mi va proprio. Anche se no, mi sa che lo vediamo per forza. E attiviamo anche una carta, wow! È bella questa carta. No, no, no. Ora, no, devi fare questo. No, che cosa fai? Mi sono incastrato qua in mezzo. Laku, laku! Bella, laku è figa come skill. Vai, con la carta abbattiamo tutti. La mia carta è morta quasi. Come si fa? No, non mi uccidete la carta. Non vi permettiscete di uccidermi la carta. Come vi permettiscete? No, pff, ma questo è un bastardo. No! Mi ha ammazzato la carta? No, ti prego. È morta? No, ti prego. No. Cioè, non è durata manco il cacchio. Cos'è durata? Vabbè che ce li daranno con i bauli tra poco. Cioè, vabbè, con i bauli all'80, al 70. Però cacchio. Non è possibile. Mi hanno ammazzato una carta, ma come si fa? Vai, attiviamo questa allora. Anzi no, anzi no, anzi no. Attiviamo un orb. Se mi togli questa, grazie, dammi un orb. Ma queste cose non le posso togliere, scusami, eh. Ah, ecco. No, no, ho tolto quelle sbagliate. Devo togliere queste, vabbè. Niente, non se ne vanno le scritte. Va bene. No, vabbè, queste le posso pur togliere, tanto. Non è che mi interessi tanto. Però ci sono quelle scritte là che non se ne vanno. Come si tolgono queste? Col megafono sono, non si possono togliere. Wow, che l'ammazzo, wow, che l'ammazzo. E vai con la E. No. Ma tu, no, no, la E ha funzionato. Pensavo fosse sbagliata. Anzi. Mi sono trasformato, sì, mi sono trasformato. Minchia. Vedi, ho preso proprio forza adesso. Boh, che saliamo a livello, sicuramente fine dungeon saliremo a livello 70, tipo. Visto che prima siamo saliti al 34 e al 32 che eravamo. Due livelli. Ora che saliremo comunque al prossimo livello, dobbiamo attivare, dobbiamo prendere i bauli, aprire i bauli. Sì, ma questo con le palle mi sta dando fastidio. Guarda, mi butta sempre a terra. No, non mi prende. L'ho preso? Si scontrano tra di loro. Non è possibile. E basta, dai. No, c'è Levitano, Levitan, Leviathan, Levitan, ma perché? Ma perché? Perché? Dovete essere voi a darmi fastidio. Perché dovete essere proprio voi due? Ma io non volevo fare questo dungeon, non volevo. Damola, eh? Wow, neutralizzati tutti, tranne lui, lui naturalmente, col calcio. Ecco, col calcio lo spengo. No, mi sta sbonnando di tutto. E sta a sbonnare io i tasti qua. Non so se si sentono. Mamma mia, ma quanto mi mancavano? No, non mi mancavano affatto questi dungeon così. Non mi mancavano affatto. Stare mezz'ora qui a fare sempre le stesse cose. Oh, la R. Wow, la R l'ho uccisa. Niente, non ho fatto niente. Cioè, non servono proprio queste skill. Però ci trasformiamo al terzo livello. E niente, ma mi sbonna lo stesso. Ma come si fa? Ma com'è possibile? No, no, se n'è andato. Se n'è andato. Che bastardo. No, aspetta che qua spariamo. Ecco i colpi. Ora tutto di zita dobbiamo andare, per forza. Per forza perché sì. No, raga, non riesco a saltare col testone. Quanto mi dura sto testone? Ecco, è finito, per fortuna. Dai, tutta la crash potere mi hai fatto togliere. No, dai, ma che schifo però, non è possibile. Siamo saliti di livello. Adesso attiveremo il nuovo baule che andremo. Si può aprire adesso nel dungeon? Boh. Però adesso so con la crash, voglio consumarlo tutto prima. Prima, e poi andiamo a vedere il baule famoso. Se si può aprire nel dungeon. Ma non credo. Non credo si possa aprire. Cioè, anche se contiene equipment. Dovrebbe contenere l'equipaggiamento. Forse l'equipaggiamento si prende al 40.
No, mi hai briccato. Bastardo. No, io ti uccido io. Ti uccido io, basta. Oh, possiamo aprire baule. Oh, allora qua abbiamo roba ovunque. Che bella, aspetta che qua ci dovrebbe stare. Queste pietre comunque in questo account vorrei utilizzarle. Ecco il nuovo equipment che noi andremo adesso a indossare. Continue carte su carte. Questo no, che cosa contiene? Your gear gettigas è 10 CD e qualcosa, ok, va bene. Non lo utilizzeremo adesso. Void Secret Technic Key. Ok. Questa è roba nuova che andremo a mettere, ma non per molto, quanto ho capito. Perché appunto ci avremo. Fra poco dovremmo sbloccare il set più forte ancora si chiama proprio, più forte ancora. No, allora, preso tutto qui, sì. Posso vederlo? Ok, sì, dovremmo sbloccare il set più forte ancora. Che conterrà dovrebbe essere quello là di Secret di. Non mi ricordo, non mi viene il nome. Il Secret di aiuto di Amel. Eccolo là. Quello che avevamo, il vecchio Secret di Amel, che avevamo anche su Ain. Dovrebbe essere così, perché io mi ricordo che su Ain abbiamo avuto anche questo set che sto utilizzando adesso. Mi trasforma, aspetta, ok. Ok, è morto. Ah, dai, scendi giù, maledetto! No, non è possibile. Io mi incazzo adesso, vedi, io mi incazzo. No, vedi perché odio questo dungeon? Perché devi stare qua a combattere contro questi. Mo c'è quell'altro da dietro, perché mi attacca alle spalle? No, vai, che palle. È bello, ci avevo fatto pure la skill prima. Sei qua a sfammare. No, io lo odio sto dungeon tantissimo. Ora col set nuovo dovremmo essere più forti teoricamente. No, la Z devi sfammare. Vabbè, dai, adesso ti si va di Z, però levati, bravo. Con certi personaggi non riesco neanche a saltarlo, non lo so perché. Non riesco a saltare, forse sono troppo basso, eppure questo è basso. Ok, adesso si va di R. Va, è volato via proprio. Intanto ho buttato un calcio randomico. Dai, che li battiamo. Che fastidio sto dungeon. Chi mi segue da tempo sa che io odio questo dungeon. Odio profondo per questo cacchio di dungeon. Non è possibile che esista una roba del genere. Datemi adesso, mi dovete dare almeno 50 livelli. Dovete farmi salire. Perché non è possibile. Dai, che ho ammazzato anche Leviatano, finalmente. Modò! Sì, vai via, vai via. Ah, adesso possiamo anche classare, se non ricordo male, livello 38. Adesso faremo anche un secondo classaggio. Sì, purchase class, ok, perché noi non ci interessa. Bui. Abbiamo buiato e siamo classati. Adesso siamo arrivati al livello finale, possiamo finire il gioco. Wow. Dovremmo avere anche questo qua, cos'era? No, questo è un... ecco, sì, una cosa figa. Poi abbiamo anche quello per il pet, mi pare. Ticket da scambiare. Cosa ho fatto? Ah, sono diventato VIP. Sono diventato VIP per un po'. Questo si apre a livello 35 e contiene. Ah no, livello 55. Aia, aia, aia. E contiene items 10 SD. Intanto vorrei utilizzare allora questa runa. Visto che comunque non ce ne saranno più per adesso di bauli. Utilizziamo questa runa su spada. Va bene? Va bene su spada, quindi qua. Adesso dovrebbe essere la spada quella colorata. Modò, che bella! Che bella, veramente. E ora invece su qua utilizziamo quest'altra runa. Dovremmo essere fortissimi adesso. Me l'ho usata? Me l'ho usata, non me l'ha utilizzata. Quando mai? Quando mai fare le cose che dico io? Ah, solo su. Ah, solo su Weapon. E questa cosa contiene? Quindi contiene già. Cosa cacchio fa? Cos'è sta roba? Cosa è? Cosa. Ah no, sono. È l'inventario, è il guardaroba, non ci credo, esiste il guardaroba in sta roba. No, com'è che si fa vedere cosa contiene? Ah, ecco gli attributi che contiene, sarebbe Burning, Plagued ed Empty. Ora, io questo non ho capito, è tutta intera. Refinate Shard Poison Master, quindi solo del coso. Rule-like item, words, all previous attributi will disappear. The Poison... Ah, no, no, no. The Poison 2 will... No, no, allora no, perché così vanno a cancellarsi i vecchi attributi. Quindi noi ci teniamo questi e diamo anche da mangiare al pet. Onesto? No, non possiamo neanche dare da mangiare. E direi di chiudere questo video. Grazie per la visualizzazione, spero che il video vi sia piaciuto. Commentate se volete continuo di questa miniserie. E ricordate di seguirmi su tutti i social. E ciao a tutti ragazzi, ciao 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 ciao.